Hai mai sentito parlare di Franco Di Mare? Il noto giornalista ex Rai, che ha affrontato tante situazioni difficili in giro per il mondo. Oggi voglio raccontarti qualcosa di toccante e commovente sulle sue ultime ore di vita, visto che il fratello Gino ha deciso di condividere con tutti noi alcuni dettagli molto personali. Franco Di Mare se n'è andato circondato dall'affetto dei suoi cari. Durante la sua malattia, i parenti non lo hanno mai lasciato solo, nemmeno per un attimo. Anche gli amici citati da Franco in un'intervista famosa hanno dimostrato il loro sostegno in un momento così difficile. Ma ora voglio raccontarti ciò che il fratello Gino ha rivelato. Gino ha raccontato in un'intervista alla Repubblica che Franco è morto senza soffrire, lucido fino alla fine. Ma c'è un particolare che lo ha colpito profondamente. Franco è spirato alle 17:17 di un venerdì 17. Questa coincidenza lo ha fatto riflettere e chiedersi come sia possibile che suo fratello se ne sia andato in un momento così particolare. Una richiesta fatta da Franco poco prima di addormentarsi ha commosso profondamente il fratello Gino. Mi porti ancora al mare? Il mare di Posillipo, il luogo dove i due fratelli sono nati e hanno trascorso la loro infanzia. È lì che il nonno Francesco Di Mare ha insegnato a Franco a nuotare, al Lido Ondina. Un ricordo toccante che rimarrà per sempre nel cuore di Gino. Gino è convinto che la malattia di Franco Di Mare abbia avuto origine dai luoghi pericolosi in cui ha lavorato come inviato di guerra. Ha viaggiato in Bosnia, in Kosovo, in Macedonia, esponendosi a situazioni estreme per portare la verità ai telespettatori. Ma alla fine, la malattia lo ha colpito e la Rai, l'azienda per cui ha dato tanto, sembra averlo abbandonato nel momento del bisogno. Due giorni prima di morire, Franco è riuscito a sposare la sua compagna di 8 anni, Giulia Verdini. Un momento di felicità in mezzo al dolore. Un desiderio che è riuscito a realizzare prima di chiudere gli occhi per sempre. Gino racconta commosso di essere stato testimone delle loro nozze e di portare ancora con sé l'anello di Franco come ricordo di quel momento speciale. Queste sono solo alcune delle emozionanti testimonianze che Gino Di Mare ha deciso di condividere con il mondo. La storia di Franco Di Mare è un esempio di coraggio, determinazione e amore per la vita che continuerà a vivere nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto. Che la sua memoria sia un monito per tutti noi a vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, apprezzando ogni istante e ogni persona che ci circonda.